Iniziati i lavori di riqualificazione energetica di Palazzo San Giorgio, gli interventi finanziati con i fondi di Agenda Urbana porteranno al totale adeguamento degli impianti e ai migliori standard di modernità ed efficienza. Per il consigliere delegato proprio ad Agenda Urbana, Carmelo Romeo, si tratta di opere di manutenzione e ammodernamento fondamentali per la struttura, per i dipendenti e per le attività che quotidianamente si svolgono all'interno della sede storica del Comune. Questa mattina abbiamo consegnato due interventi, che sono entrambi gli interventi su Agenda Urbana per la riqualificazione energetica e la produzione di energia su Palazzo San Giorgio. La prima parte dell'intervento riguarda appunto la produzione di energia, quindi proprio oggi alla firma del contratto la ditta ha già iniziato a cantierizzare l'area e con una gru che vediamo qui alle nostre spalle sta procedendo a rimuovere dal tetto di Palazzo San Giorgio tutti i macchinari che negli anni si sono accumulati. Successivamente a questo intervento finirà nel giro di circa 30 giorni, successivamente a questo verranno allocati dei pannelli fotovoltaici che serviranno a produrre energia rinnovabile appunto per Palazzo San Giorgio. Un altro intervento che fa il paio con questi appena menzionati è quello appunto dell'efficientamento energetico e riqualificazione energetica. In questo intervento, che è un po' più invasivo, per un valore di 1.600.000 euro, verranno sostituiti tutti i macchinari per produzione di caldo e freddo e relativi impianti, e anche restaurati tutti quelli che sono gli infissi di Palazzo San Giorgio sotto quello che è anche l'indirizzo della sovrintendenza, trattandosi sì della Casa dei Regini ma anche di un monumento per la città di Reggio Calabria.